Dopo molte voci è arrivata la conferma scritta, il primo documento proveniente dal Ministero della Difesa è stato inviato alla senatrice goriziana Laura Fasiolo. La voce che l'unica brigata di cavalleria, il cui comando è nel centro di Gorizia, la Pozzuolo del Friuli, continuerà ad avere il suo centro decisionale in Riva Lisonzo, che quindi i circa 400 militari che operano nella caserma e in quella di Via Trieste resteranno a Gorizia. Continua la carica per le migliori fortune della brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli. Carica! Caserma Federico Guella, medaglia d'oro, piazza Cesare Battisti a Gorizia, sede del comando della brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli. Senatrice, mi pare che ci sono belle notizie in quanto a questo comando brigata. Sì, queste notizie erano state in realtà preannunciate da vari media, giornali, ma sempre eravamo nel vago. Io ho parlato con il ministro e con il suo consigliere e ho chiesto loro di darmi notizie certe, spiegando anche le motivazioni, a mio avviso, importanti per il permanere della brigata cavalleria nella città di Gorizia. Quindi praticamente le hanno dato notizia ufficiale che la Pozzuolo del Friuli non si muove da Gorizia. Sì, dopo una certa attesa, perché la cosa doveva essere verificata, vista con l'esercito e tenuto conto della situazione geopolitica attuale e tenuto conto delle nuove esigenze, anche di situazioni economiche complessive, è stato definito di mantenerla a Gorizia, per quanto il comando, che pure rimarrà in questa caserma, diventerà più snello. Questo non ho ben capito. Se ha valutato l'eventuale snellimento del comando. Penso sia già stato snellito, quindi si riferisse a questa valutazione, una valutazione che è già stata fatta nel passato. Quindi credo che la cosa finalmente sia definitiva. Coordinata.